Ciao a tutti amici di autoprove.it, bentornati qui sul canale e benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di noleggio a lungo termine e di un vero e proprio paradiso fiscale che è legale alla luce del sole, abbiamo proprio qui nel nostro paese. E sì, perché quando andiamo a comprare l'auto nuova dobbiamo pagare l'imposta provinciale di trascrizione, la famosa IPT. Che cosa succede? Succede che quindi c'è un regime minimo, però ci sono anche delle maggiorazioni che variano da provincia a provincia. Cominciamo a vedere il regime minimo. Per 53 kW andremo a pagare 151 euro di IPT. Per farci un'idea, 53 kW sono circa 72 cavalli, non è che stiamo quindi parlando di chissà quale supercar. Dopodiché, per ogni kilowatt eccedente, pagheremo 3,51 euro. Succede però che ciascuna provincia può, con la massima autonomia, decidere se applicare una maggiorazione rispetto a questo regime minimo. La maggiorazione non può superare però il 30% del valore della nostra auto nuova. Beh, allora, che cosa pensate? Cosa avranno mai fatto le principali province italiane? Beh, hanno scelto di portare la maggiorazione alla soglia massima, cioè al 30%. Se parliamo quindi di Milano, Roma, Napoli, sono tutte quante in questa categoria. Una categoria molto nutrita, una categoria che porta molti soldi nelle tasche delle regioni italiane, perché si parla veramente di un giro d'affari significativo. Cosa succede però? Succede che ci sono delle differenziazioni, perché se parliamo ad esempio delle province autonome di Trento e Bolzano, loro hanno scelto di tenersi sostanzialmente al regime minimo, hanno scelto quindi di non applicare maggiorazioni sulla soglia base dell'IPT, con un vantaggio molto molto importante che riguarda non solo i cittadini ma anche le aziende. Come saprete, negli ultimi anni c'è stato un vero e proprio boom del noleggio a lungo termine. Sempre più aziende, ma anche sempre più privati, si sono posti una domanda molto molto semplice: per quale ragione acquistare l'auto, tenerla lì, magari non utilizzarla più di tanto e pagare bollo, assicurazione, manutenzione e quant'altro di tasca propria, ma accollarsi anche il rischio dell'usato? Una volta poi concluso l'utilizzo di quel mezzo lo dovremo rivendere, mettere sul mercato, con tutte le difficoltà del caso. Ecco allora che il noleggio a lungo termine, e c'è anche qui un video sul canale, quindi vi invito a dare uno sguardo, un video nel quale vi spiego tutti i vantaggi ma anche i limiti del noleggio a lungo termine, in modo tale da potervi fare un'idea se si tratta o meno di una soluzione adatta alle vostre esigenze. Comunque, chiaramente ci si inizia a fare due conti in tasca, perché con noleggio a lungo termine si ha una rata, tutto compreso. La rata include quindi il veicolo, include un certo chilometraggio che potremo andare a fare ogni anno, include assicurazione e bollo, manutenzione ordinaria, cambio gomme, insomma l'auto intesa come servizio, ed è questo sicuramente uno dei punti forti del noleggio a lungo termine. Quindi in Italia si sono sempre più diffuse società operanti in questo settore, società che sono o nate in Italia o provenienti dall'esperienza europea, hanno deciso di affacciarsi al mercato italiano e aprire una loro filiale. Però la loro filiale dove mai avranno deciso di collocarla? In una regione della quale si paga un IPT molto elevata, oppure in una regione nella quale c'è una tassazione tra virgolette agevolata, e quindi parliamo di un vero e proprio paradisetto fiscale? Beh, chiaramente le sedi legali delle principali società di noleggio a lungo termine, guarda un po', si trovano nelle province autonome di Trento e Bolzano. La ragione è quindi molto semplice, quello che dicevamo prima: una IPT sostanzialmente ridotta, il minimo di legge che viene lì applicato, è quindi un vantaggio importante non solo per i cittadini residenti ma anche per le aziende che hanno scelto di impiantare in queste due province la loro sede legale. In realtà, poi, a fare proprio i conti al centesimo, c'è una piccola differenza, uno scarto minimo fra Trento e Bolzano, laddove Bolzano è leggermente più cara di Trento, però la differenza sostanzialmente non c'è rispetto a quello che appunto è il minimo di legge. A questo punto direte voi: ci hai parlato di kilowatt, ci hai parlato di euro al kilowatt, sembrava di stare al mercato, ma di quanti soldi stiamo effettivamente discutendo? Beh, di molti soldi. Mi sono fatto due calcoli e, prendendo la Jeep Renegade, cioè la vettura più noleggiata nei primi 11 mesi del 2019, si parla veramente di tanti soldi di differenza, perché se quest'auto 1.600
diesel paga sostanzialmente con i suoi 88 kW 172,48 euro di IPT nelle due province di Trento e Bolzano, invece la stessa auto con gli stessi 88 kW paga il 45% in più in una regione, in una provincia come quella di Roma. Attenzione, quindi si parla di 249,92 euro. Sono veramente tanti tanti soldi. Pensiamo quindi a quanto poi queste cifre crescano all'interno di una società di noleggio a lungo termine che gestisce non una, due, tre Jeep Renegade, ma ne mette in strada 1000, 2000, quindi numeri molto molto significativi. Questo 45% fa sì che abbiano deciso praticamente tutte di mettere la sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano. In conclusione di questo video voglio un attimino tirare le somme. Allora, abbiamo fatto un bel ripasso sull'IPT, come funziona, come si calcola, quanto paghiamo ogni volta che vogliamo mettere per strada la nostra auto nuova. Abbiamo anche fatto un po' chiarezza sul motivo per il quale le principali società di noleggio abbiano tutte quante la sede legale casualmente nelle due province autonome di Trento e Bolzano, e abbiamo anche capito come l'IPT sia un'importante fonte di gettito per quanto riguarda le province. Non è un mistero il fatto che l'ultima legge finanziaria volesse prevedere proprio una piccola riequilibratura per quanto riguarda questi importi, prevedendo poi una trascrizione al PRA per quanto riguarda le auto appunto immatricolate con contratti di noleggio a lungo termine. Comunque, ci tengo a dire che è tutto assolutamente legittimo, fanno bene le società di noleggio a immatricolare le auto nelle province autonome di Trento e Bolzano fin quando sussisterà ancora questa differenza per quanto riguarda l'IPT fra le varie province italiane, anche perché stiamo parlando di tanti tanti soldi che i cittadini devono andare a sborsare ogni volta che cambiano l'auto. E siccome stiamo tanto riflettendo di parco auto circolante vecchio, della necessità di inquinare meno, della necessità quindi di mettere su strada le ultime motorizzazioni, quelle appunto Euro 6 di tempo e quant'altro, che ci aiutano a tenere bassi i valori delle emissioni CO2, beh, l'IPT potrebbe essere sicuramente un vantaggio, e quindi potremmo pensare anche di ridurla per il bene, diciamo, comune e del nostro ambiente. Comunque, come sempre, adesso parola a voi, ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like, un commento, iscrivetevi al canale e ci diamo appuntamento sempre qui per il prossimo video. Ciao!